Dunque, la Brava è nata nel 67 e aveva sicuramente una concorrenza molto forte e agguerrita nel mondo della gelateria. Va dato atto alla Brava che è stata in grado di innovare completamente questo mondo, creando una macchina unica che ne sostituiva tre. Per cui invece di battere le strade e copiare quello che avevano fatto gli altri, ha fatto qualcosa di nuovo, innovativo, con tutti i rischi, con tutti i problemi che può avere battere una strada nuova, però gli va dato atto che ha creato una nuova strada, un nuovo modo di fare gelato e pasticceria, e io il mio augurio più sentito alla Bravo è quello di continuare a costruire e a brevettare macchine innovative come è stata il Trittico. Don't put the blame on me.